Giorno numero 1 del Vlogmas. Non so cosa farò, so solo che sono qui con Lu al base per il Fox Circus. E sto con i capelli bagnati e 5 gradi al sole, quindi bene così, mi sa che non arriviamo nemmeno a domani. Entriamo, entriamo, ti prego, ho bisogno di un riscaldamento. Peccato, se ci fosse stata una Jean Fox me la sarei portata a casa. Credo che il fatto di non aver asciugato i capelli non sia stata un'idea intelligente, perché adesso siamo morti a letto. Ed è, che ore sono, scusa? Sono tipo le 4:30. Yes. Il motivo di questo vlogmas è che di base io non sono fan del Natale. Il Natale mi mette molta malinconia, non so perché, quindi ho deciso che con la scusa del vlogmas adesso, appena torno a Roma, dovrò per forza vivere lo spirito natalizio. Cioè, il Natale è bello, sì, però non ti mette anche a te quel... no? A te piace? No, perché anzi, è un momento per stare insieme, famiglia, si mangia tanto. Cioè, a Natale puoi fare quello che vuoi. Ah, cioè, Natale is the new apocalisse? Beh, almeno non ti senti una merda se mangi un po' di più. Ok, ok. Se è giustificato, è Natale, si mangia. Io voglio... però io mi devo mettere a dieta. Amore, ma sei così carino. Amore, siamo così carini. Tu di più. No, intendevo che ormai siamo in due. Tiè, guarda, io ho ripreso tutto il tappo così. Ma voi siamo molto carini. Stasera dobbiamo pure andare a cena. Che lui mi vuole portare in un posto. Dice che è sushi. Una non è un olio quinito, eh? Assolutamente no, è super buono. Quindi sarà la mia prima volta che vado a mangiare un sushi che non è un olio quinito. Chissà come ci si sente da ricchi. Come funziona? Come funziona, amore? Devi sederti su una sedia, davanti ci avrai un tavolo, ti porteranno del cibo e dovrai mangiarlo con delle bacchette. E al massimo potrai intingere una salsetta che si chiama soia. Invece tu stai intingendo le tue bacchette nella polemica, vedo già. Ne vale la pena, fidati. Okay. Sono già stato pazzesco. Tra l'altro lei è una mia carissima. Come si chiama? Si chiama Yokohama. Lei è super carina, è super giusta. Super giusta? Ma sì. Come parli? È uno chef. È super carina, è super giusta. Uè, io. Scusate ragazzi, è super giusta. Io. Mi prendi sempre in giro. Come devo vestire stasera? Carino. Super giusto. Io. Quello ci penso io, quindi sicuramente sarei super giusto. Io. Sai qual è un cantante mi piace un sacco? Come? Giusto Bieber. Io. Ma che carina, Giusto Bieber. Che carina. No, non è vero. Dobbiamo andare? Sì, amore. Anche perché mi sono riaddormentato. Ma che è? Perché è uscito il video. Ieri è uscita questa parodia di Sex and the City. C'è stato pure un ragazzo che mi ha chiesto di vedere i blooper. E... di vedere cosa? I blooper. Cosa sono i blooper? I blooper sono dei cugini dei puffi, ecco. Blu, ma un po' più alti. No. No? Non sai cosa sono i blooper? I blooper sono gli errori. Si vede. Poi pensavo fossi un coglione, invece eri solo un po' confuso. Ero confuso. Toccava a me, vero? Sì. Dai, le donne serie non dovrebbero fare sesso. No, già l'ho detto, silenzio. E gli uomini. Guarda le banane e guardami con innocenza. Ok, aspetta. Non ce la faccio a sedere. Serio? E le banane te le sei mangiate tutte. Un'altra cosa, ma le banane te le sei... Prego. Scene. Grazie mille. È stato un piacere, tesoro. Era bellissimo. Grazie mille. È stato un piacere. Grazie mille. È stato un piacere, tesoro. Azione. Stiamo andando a mangiare un sushi molto buono e per la prima volta non è all you can eat, quindi mangerò pochissimo. Stiamo al sushi dopo ore e ore di peregrinare perché Luigi non sa usare Google Maps. Lo odio. E io odio te. No, vabbè.
No, vabbè, lui ha preso una saletta praticamente solo per noi, perché conosce ed è amico di Rosy, che è la proprietaria di questo posto. E praticamente tutto questo posto è solamente per noi. Solamente di Rosy. E lei è la nostra donna, Rosy. Buonasera a tutti. Preparatevi, ragazzi, perché stasera io non vi riempirò lo stomaco, ma vi nutrirò l'anima. Mamma mia, ti prego. Io vi nutrirò l'anima. E tra l'altro, premessa, vi sfondo. Cin cin. Serata carina, elegante e romantica. No, 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 no. Che cos'è che ha detto che è questo? Filetto di salmone. Salmone. Frutti di bosco. Coso con mediterraneo. Sì, sapori mediterranei. Chio. Tonno, sì. Sake uramaki, gambero, salmone. Vabbè, un sacco di cose buone che Luigi non può mangiare perché è allergico. Sei pure sfocato, ti è. Anche la camera ti odia. Tonno ai sapori mediterranei. Bao beef, manzo. Verdure. Sta bruttando. Wow, wow, che buono. Amore, secondo piatto. Carpaccio di gambero rosso siciliana. E tu non lo mangerai, perché lo mangerò solo io. Grazie Buddha per averlo reso allergico ai gamberi. Per fortuna. Mamma mia, che brutto sarebbe stato dividerli. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Abbiamo in realtà già intagliato questa cosa, ma sto cercando di metterci una pezza con una differente angolazione. Riso allo zafferano con gambero tutto mio. Questo qui lo dovrò dividere col salmone. Con la ricciola dovrò dividerlo. E poi c'è lui che è dorato fuori. J'adore Dior. E questo è tutto mio perché c'è il gambero. Presi da un mezzo raptus ci siamo messi a suggere questa salsina. È buonissimo. Rotolini di pesce spada con dentro il formaggio francese. Dio. È già un azzardo figo. Secondo me ci vogliono uccidere. La morte non è mai stata così dolce. Che cosa abbiamo qui? Tagliolino al nero di seppia con uovo e bacon. E qualcosa. Oddio, si muovono. Vai, sì. fallo. Perché sono quelli là sul fuoco. Amore, sta andando a fuoco. Sta andando a fuoco. Sta andando via la passione. No, sta andando a fuoco la passione. Esatto. Ok. Sono morto. Non ce la faccio più, ce l'ho chiesto il dolce. Il dolce adesso è solamente chiudere gli occhi. E qui a farmi benedire dal Buddha. Abbiamo ordinato il dolce e ci hanno detto che ci sono ancora due piatti però. Da assaggiare, stiamo per morire. È una serata romantica. Io credo che non lo supererò. Un uomo distrutto. Anzi, una zucchina ripiena. Non faceva ridere il fatto che eri una zucchina ripiena. Vi spiego subito questo nuovo piatto. Abbiamo dei rotolini al nero di seppia con gamberone e asparagi al vapore, carpaccio di branzino, tartar di granchio reale affumicato, uova di lombo, menta. Qui invece abbiamo uno spicy tuna con carpaccio di tonno e tartar di tonno leggermente piccante con dello jalapeno e guacamole lime. Questo invece è una tartare di ricciola e orata, emulsione di riccia di mare, pomodorino secco e uova di salmone. Questo invece è un rotolino con salmone, tartare di salmone, aneto, pistacchio. Grazie Rosy. Grazie mille. Sto morendo. Non avrei mai pensato che avrei... Non riesco più a parlare. Cioè, scusate. Mamma mia. Noi abbiamo paura che quella porta si apra. Non ce la facciamo più. Non aprirti, ti prego, non aprirti. È stata una cerata molto bella. Devono ancora arrivare i dolci. Ho tutto. Sono diventato una vacca. Se non esiste, si sta aprendo. Sai, va via veloce, e viverla con te mi fa felice. Disse solamente pace.
togliere il fatto che sono rossissimo. Metterò un filtro super freddo. Grazie. Non me lo aspettavo. No, ma per il partito ho detto: oh, che casualità, è la nostra canzone. Stanco. I fischioni, i draghi. Vabbè. Allora, questa qui è una specie di donut con cioccolato al latte, crumble. Cos'è? Arachidi. Arachidi salati. Questo si chiama il mondo. Prova a spaccarlo. Ed è una cosa di cioccolato con mousse. Spaccalo tu, aspetta. Che mamma. Cazzo. Ah no, ok, è un... Ah, ok. Oddio santo. Oddio santo. Ti amo, Pucciolone. È la cosa più dolce che abbiano mai fatto nei miei confronti. Sono contento. Te lo meriti, amore. Diciamoci la verità. Non sembra, non pare, ma se lo merita anche lui. Siamo tornati a casa e Luigi mi ha fatto una sorpresa bellissima. Oddio, ma che cosa... Ma sembra una ripresa di The Blair Witch Project. Volevo chiedere scusa alla mamma di Joss. Volevo chiedere scusa. Joss, perdonami. Mi ha fatto una sorpresa molto bella. Sei contento? Ma quando l'hai pianificata? Una settimana fa. Questo mi mette in difficoltà perché adesso anch'io dovrò fare qualcosa almeno... Cioè, all'altezza. Ti dovrei impegnare molto. Direi che questa prima puntata del Vlogmas finisce qui. Non so, cioè, se i vlog si facciano così. Domani torno pure a Roma, quindi non so che cosa farò in treno. L'unica cosa sicura è che ci vediamo comunque domani con un altro Vlogmas alle 14. Che culo. Beati voi. No. Volevo chiedere scusa alla mamma di Josh.